Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Saius e benvenuti per questa nuova diretta di Spazio Aperto. Con voi Antonella Entrenò e questa sera eccezionalmente Ah, grazie, Ugo Lombardi. il nostro Ugo Lombardi che è tornato. Bene, diamo il benvenuto agli ospiti di questa sera che sono davvero numerosi. Abbiamo in collegamento Fulvia Gravame, responsabile del nodo Taranto di Peace Link. Buonasera Fulvia, grazie Buonasera. per aver accettato il nostro Buonasera a voi. invito. Grazie a voi. Salutiamo Massimo Castellana, portavoce dell'Associazione Genitori Tarantini. Ciao Massimo, Ciao ben Massimo. trovato. Ciao Antonella, ciao a tutti, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz. Salutiamo Tania Latriglia, la nostra giovane ospite di quest'oggi, studentessa in sociologia e ricerca sociale presso l'Università di Bologna. Ciao Tania, benvenuta. Ciao Buonasera Tania. a tutti. E salutiamo naturalmente Rosario Moreno, lo ringraziamo per seguirci con la sua regia centrale da Treviso. Ciao Rosario. Ciao, buonasera a tutti quanti. E il nostro Massimo Bonella, editorialista di pianetaoggitv.net da Venezia. Ciao Massimo. Sì, buonasera. Ciao. Ciao Ugo. Bene, allora, come avrete intuito dai nostri ospiti, quest'oggi torniamo a parlare di Ilva, torniamo a parlare di Taranto e dei problemi che purtroppo attanagliano questa meravigliosa terra. E assieme a Tania faremo anche un attimo il punto sulla terra dei fuochi, altra tristissima realtà tutta italiana, verrebbe da dire. Ma passiamo subito alla linea alla regia centrale, a Rosario per i saluti al network e di seguito a Massimo Bonella per gli aggiornamenti ultimi. Dopodiché torneremo nel nostro studio virtuale e inizieremo questa interessantissima conversazione con i nostri ospiti. Per intanto passo la linea a te, Rosario, prego. Grazie Antonella, buonasera a tutti quanti, buonasera a tutti gli ospiti e a chi ci ascolta. Desidero ricordare a tutti i nostri amici che anche questa trasmissione in diretta va a reti unificate, quindi su Radio Reno Web di Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto di Favaro Veneto, Radio Valdichiana della Valdichiana, Radio Isso da Modena, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso e Modena Nui Radio sempre da Modena. Ovviamente siamo presenti con la web TV sia sulla nostra pagina Facebook, ci cercate come Radio Saiuz, sul nostro canale YouTube e sul sito radiosaiuz.it. Se volete scrivere, insomma, potete farlo tranquillamente mandando un'email a info@radiosaiuz.it e se volete partecipare alla trasmissione, insomma, con i vostri commenti, cari amici, potete farlo mandando un SMS o un messaggio WhatsApp al 393 7880 195. Chi ci segue da Facebook può scrivere anche nella chat di Facebook. A te, Antonella, ti ritorno la linea. Che ripasso subito a Massimo Bonella per le ultime aggiornamenti. Prego, Massimo. Grazie Antonella, alle 18.37 un aggiornamento subito, riprendiamo la notizia quella veramente triste notizia dell'elicottero del 118 che è caduto. Dunque, ricorderete sicuramente l'elicottero del 118 che è precipitato nell'Aquilano tra il capoluogo e Campo Felice. L'elicottero è caduto in fase di recupero di un ferito su un campo da sci a Campo Felice. Le sei persone a bordo sono tutte decedute. L'elicottero è stato ritrovato dentro un canalone, la vecchia miniera profondo 500 metri. L'elicottero avrebbe lanciato il segnale di crash mentre si trovava a Casamaina nel comune di Lucoli. Alcuni testimoni dicono di aver sentito un boato. Sulla zona gravava una fitta nebbia e la mancanza di visibilità sarebbe la causa della tragedia. Recuperata in buone condizioni la scatola nera. È tutto per il momento per le notizie a te la linea, Antonella. Bene, grazie a Massimo Bonella e torniamo con i nostri ospiti per tornare a parlare di Ilva. Purtroppo, come spesso accade, una volta quietati gli animi, calate le luci,
argomenti di importanza di questo genere vengono purtroppo messi da parte dall'informazione ufficiale, invece noi vogliamo continuare a parlarne, perché la situazione a Taranto non è cambiata, non è migliorata, non è accaduto nulla rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti con Massimo Castellana, e naturalmente invece è questa una realtà che richiede risposte, anche risposte urgenti, urgentissime direi. Quindi cerchiamo di capire un attimo meglio questa sera, assieme a Fulvia Gravano e a Massimo Castellana, quali sono i problemi ancora in piedi nella città di Taranto e da un punto di vista ambientale, quindi cercando di capire in effetti quali sono i reali danni apportati e quali sono i provvedimenti da prendere nell'immediato, possibilmente, e quali sono le iniziative a cui l'Associazione dei Genitori Tarantini ha dato vita e darà vita in futuro. Con Tania invece cercheremo di capire quali sono i punti in comune che la terra di Taranto ha con la terra dei fuochi, tristemente nota alla cronaca proprio per analoghi episodi di avvelenamenti di massa, mi verrebbe voglia di dire. Ma ecco, Fulvia, cominciamo subito con te per cercare di capire qual è il danno ecologico apportato alla città di Taranto dalla presenza dell'Ilva e quali sono state le conseguenze. Ma è un danno enorme, diciamo che difficilmente quantificabile, nel senso che se vogliamo parlare in termini di mancato investimento, secondo una perizia fatta per conto del giudice Todisco, del GIP Todisco, erano 8 miliardi e passa che Riva non hanno investito negli impianti nei 20 anni da quando sono proprietari. Giusto per dire insomma di che cifre stiamo parlando, quindi poi spesso negli annunci del governo insomma si sentono cifre che appaiono molto importanti per noi comuni mortali, ma che rispetto al danno che c'è sono molto limitate. Quindi il danno è un danno, voglio segnalare in particolare quello della contaminazione della catena alimentare, che deriva sostanzialmente sia dall'inquinamento del terreno, sia dall'inquinamento delle acque, e parlo dell'acqua salata del Mar Piccolo, nella quale è interdetta la coltivazione delle cozze, che era una coltivazione tradizionale da secoli, millenni, che si fa ora in altri siti. Chiaramente le cozze sono molto controllate perché c'è stata nel 2008 una denuncia del Fondo Antidiossina e di Pisling, appunto sul ritrovamento della diossina nelle cozze, per cui da allora in poi c'è un'ordinanza che vieta, che ne disciplina in modo specifico insomma la coltivazione, quindi sono sicuramente molto controllate quelle che sono prodotte adesso, però c'è effettivamente la contaminazione del Mar Piccolo, che è un lago salato tipo una laguna, c'è la contaminazione della falda in base alle ultime rilevazioni dell'anno scorso, c'è la contaminazione dei terreni intorno all'Ilva. Questo è uno dei reati più gravi per i quali è nato il processo ambiente svenduto, che nasce dal fatto che fu analizzato un pezzo di pecorino prodotto con il latte delle pecore che pascolavano vicino all'Ilva, e si trovarono valori di diossina superiori alla norma per 3 volte. E fu fatto un Pisling che fece l'esposto, e quindi poi da lì uno dei motivi per cui partirono le indagini fu appunto l'esposto di Pisling. Sicuramente c'erano anche altri esposti e c'erano indagini, diciamo, decise dalla magistratura. Quindi, diciamo, stiamo parlando di fenomeni di notizie del 2008. E quindi diciamo che dal 2008 che sappiamo che c'è un problema di contaminazione della catena alimentare. Sappiamo che le emissioni in atmosfera continuano, quindi le respiriamo, le mangiamo, si poggiano sul terreno, vanno, diciamo, quindi continuano ad andare nella catena alimentare. Quindi è un danno veramente serio, e motivo per cui come associazione siamo arrivati a chiedere la chiusura, che è sicuramente una scelta drammatica per il territorio. Gli operai non sono solo di Taranto, sono di tutta la Puglia, insomma è una scelta drammatica, però serve pensare a delle soluzioni radicali, proprio perché in qualche modo noi siamo esposti a una pioggia di diossina, di metalli pesanti, di particolato sottile da 50 anni, e mentre a Seveso ci fu il picco in quel momento, che
uccise le persone. Noi siamo da 50 anni immersi in questo flusso di metalli pesanti e di sostanze inquinanti. Certo, la chiusura dell'Ilva rappresenta, la richiesta di chiusura dell'Ilva rappresenta l'estrema ratio, l'ultima spiaggia, ma nel Sì. frattempo. Nel frattempo ci sono dei dati, tu mi chiedevi dei dati scientifici, volevo ricordare i tre documenti principali. Il processo è ancora nella fase dell'udienza preliminare e per evitare fu prodotta una perizia epidemiologica nel 2012, in marzo 2012, che attribuiva 386 morti all'inquinamento dell'Ilva. Poi c'è stato a ottobre-novembre 2012 lo studio Sentieri, che è uno studio epidemiologico dell'Istituto Superiore di Sanità, quindi di fonte pubblica, e poi c'è stato l'aggiornamento l'anno successivo. Ci sono stati ancora altri dati, sempre di parte istituzionale. Quel che è certo è che abbiamo, come dire, una situazione paurosa che riguarda l'infanzia. Dico solo quel dato perché è, diciamo, quello più grave. Lo studio Sentieri 2014 indica un'incidenza delle malattie tumorali del più 54% tra la popolazione 0-14 anni e un aumento della mortalità infantile del 21%. Cioè stiamo parlando di minori dei 14 anni che hanno una maggiore possibilità di ammalarsi di tumore del 54% rispetto alla media pugliese, che è calcolata tenendo conto di Taranto, quindi non è al netto di Taranto. Nonostante questo abbiamo dei dati da paura. Si parla anche di disturbi cognitivi. C'è anche questo aspetto, infatti è il tema dell'inquinamento da metalli pesanti, da piombo in modo specifico, che purtroppo non è reversibile. Ora, ci sono molti studi internazionali che dimostrano che il piombo ha questo effetto di ridurre le capacità cognitive dei bambini e lo si vede attraverso una serie di test, fra i quali c'è anche il quoziente intellettivo, ma non solo. Il problema è che il piombo, come viene assunto, i bambini molto piccoli lo assumono per contatto dermico, perché mettono le mani in bocca in sostanza, oltre che attraverso la respirazione. Quelli un po' più grandicelli sanno che non devono mettere le mani in bocca e quindi magari lo assumono solo dalla respirazione. Per cui paradossalmente sono i più piccoli, nella fase proprio più precoce, in cui gattonano, in cui esplorano il mondo con le mani, con tutto il corpo, che ne assumono di più. Tant'è che considerate che i giardini del quartiere Tamburi, che è costruito vicino all'Ilva, cioè l'Ilva è stata costruita vicino al quartiere Tamburi, perché c'era prima, esistevano da prima quelle case, Infatti. e sono 200 metri le case più vicine. I giardini del quartiere Tamburi sono vietati, cioè è vietato il gioco nei giardini. Nei fatti, comunque, ci stanno lo stesso i bambini perché non sono Non nella glielo si zona può non ci impedire, sono, certo. non ci sono altre strutture, non c'è un oratorio, non c'è altro, che peraltro avrebbe gli stessi problemi, perché i terreni privati, voglio dire, non è che sono stati bonificati, sono nelle stesse condizioni. E presumibilmente, voglio dire, sono a fianco e quindi È un problema che riguarda l'intera città, non riguarda solo il quartiere Tamburi piuttosto che il Paolo VI, comunque è un problema che coinvolge l'intera città di Taranto e l'intera cittadinanza, per cui alla fine diventa anche abbastanza inutile limitare la vivibilità di alcune aree, dovrebbe essere limitata la vivibilità di tutta la città, per cui Non è un è problema molto più pensabile, esteso. certo. Non è pensabile spostare 200.000 abitanti, è più facile pensare a un piano di riconversione dell'economia cittadina, quindi passando attraverso il salvataggio degli operai e dei lavori di bonifica. Il motivo per cui, insomma, in questo momento noi siamo particolarmente allarmati, non so se lo dico adesso, ne parliamo adesso della questione del processo o ne Era vogliamo. la domanda che ti avrei fatto fra un secondo. Ah, Quindi, quindi mi sono portata avanti.
Ti sei portato avanti col lavoro, direi, sì. Allora, niente, dicevo, chiaramente allora, questo processo ambiente svenduto è un maxi processo, è un classico maxi processo che quindi ha dei tempi un po' lunghi inevitabilmente, anche se buona parte della prova è stata acquisita con l'incidente probatorio del marzo 2012, perché lì ci fu anche una perizia chimica sui terreni, oltre a quella epidemiologica. Però l'udienza preliminare sta durando tanto perché in parte ci sono stati degli errori, in parte ci sono tante parti civili, cioè un po' i rinvii sono normali perché fanno parte insomma della complessità del processo. Adesso siamo in una fase in cui diciamo, le società di Riva stanno patteggiando con la Procura di Taranto e con la Procura di Milano, dove c'è un processo per evasione fiscale, per reati quindi completamente diversi, stanno in sostanza facendo un accordo a tre tra i due procuratori di Taranto e di Milano e l'Ilva e le società del gruppo Ilva per uscire dal processo pagando una certa quota. E quindi una. Questa, allora, guarda, io questa è una cosa sulla quale sarebbe bene fare chiarezza, credo che anche Ugo sia d'accordo in questo senso. Si è costituita l'Associazione dei genitori tarantini proprio perché c'è un'urgenza talmente pressante che non si possono, diciamo, attendere i tempi istituzionali, no? Allora, questi soldi siamo sicuri, perlomeno avete ricevuto garanzie in questo senso, che verranno poi utilizzati per la bonifica ambientale e per dare soprattutto quel sostegno sanitario che è indispensabile ai bambini. L'ultima volta che ci siamo lasciati con Massimo, proprio lui ci diceva che una delle esigenze prioritarie del territorio è quella di un oncologico pediatrico, un potenziamento dell'oncologico pediatrico, perché attualmente chi viene colpito da patologie neoplastiche o non è costretto a spostarsi per curarsi. Chi risponde? Diciamo per galanteria prima la signora e poi tu, Ah, bene, Massimo. bene. Sì, no, vabbè, allora, diciamo, il problema è che gli accordi che ci sono, allora io ho sentito le due audizioni dei procuratori in commissione alla Camera e il procuratore di Taranto parla di rilancio dell'acciaio, quindi punta a utilizzare quelle risorse, i 300 che verrebbero a Taranto e il miliardo e 300 di Milano per il rilancio dell'acciaio, che significa sostanzialmente i lavori di messa a norma degli impianti Ilva e non le bonifiche. Attenzione che il termine bonifiche, che è sicuramente nella legge, quindi un termine giusto, ormai lo stanno usando in tutte le maniere, compreso quello dell'attuazione dei lavori del piano ambientale. Il piano ambientale è solo, riguarda sostanzialmente l'autorizzazione integrata ambientale, cioè invece di esserci l'AIA, cioè c'è l'AIA, però insomma, il piano ambientale è una parte dell'AIA, insomma, è il documento che autorizza l'Ilva a produrre, per capirci. Perché la nostra normativa è tutta strana, ci sono stati decreti che hanno un po' stravolto insomma, quella del codice dell'ambiente. E quindi in sostanza, diciamo, anche nel decreto, l'undicesimo decreto che è in discussione insomma, adesso, che deve passare l'esame del Senato, individuano degli interventi dove si parla sia di bonifiche che di piano ambientale. Quindi in sostanza queste risorse che non sono enormi, io prima parlavo di 8 miliardi di mancato investimento nell'Ilva di Riva in 20 anni. Rispetto a questo, 1 miliardo e 300 milioni non sono, cioè, divisibili fra le bonifiche in senso stretto del Mar Piccolo, dei terreni intorno all'Ilva, dello spazio davanti all'Ilva dove c'è lo scarico a mare. Non può servire anche a fare l'ambientalizzazione, cioè l'attuazione dell'AIA, del piano ambientale, perché sono lavori, ognuna di queste voci comporta centinaia e centinaia di milioni. Non solo, ma l'Ilva cade a pezzi, cioè oggi ci stava del fumo nero che usciva da un nastro, ieri c'è stato uno stopping che sarebbe un'emissione rossa che è vietata dalla legge, il 12 gennaio c'è stata un'altra emissione rossa che si chiama appunto stopping, cioè ci sono stati 7 morti da quando c'è il commissariamento in 4 anni. Quindi attenzione al discorso che se noi destiniamo queste risorse che vengono dai due processi
per due obiettivi che sono diversi e divergenti, cioè le bonifiche esterne all'Ilva e il piano ambientale, non facciamo né l'uno né l'altro, oppure decideranno gli acquirenti dell'Ilva cosa farne. Quindi, cioè, è un po' una situazione È una grigia. situazione, insomma, abbastanza Questo è il punto. sospesa. È complessa perché c'è di mezzo la procedura penale, c'è di mezzo la normativa ILVA che è molto, molto particolare, però noi dobbiamo pensare, cioè la posizione di Pisini che è di chiedere che queste risorse siano destinate alle bonifiche esterne all'ILVA, cioè alla decontaminazione, per usare un altro termine, ma non a mettere a posto gli impianti, che per quanto ci riguarda sono impianti vecchi che vanno rasati a zero. Certo. Ok. Massimo? Sì, completamente d'accordo con quello che ha detto Fulvio, soprattutto gli impianti che vanno rasi al suolo perché davvero inquinanti, altamente inquinanti, improduttivi tra l'altro in questo periodo e restano poi, come dire, un peso enorme sul futuro della città, su quello che potrebbe essere lo sviluppo della città, lo sviluppo naturale. Quando si parlava prima di quel pezzo di formaggio, di quel pezzo di pecorino prodotto con il latte delle pecore che pascolavano attorno all'Ilva, immaginiamo che attorno all'Ilva, per legge, significa in un raggio di 20 km attorno all'insediamento industriale che è qui a Taranto. Purtroppo è prevista dalla legge italiana e lo stiamo vivendo oggi, siamo molto vicini alle popolazioni colpite da questa immane tragedia di una natura che si è scatenata anche con percentuali di colpe dell'uomo naturalmente, e quindi è stato dichiarato quello che per legge viene dichiarato lo stato di calamità naturale. Sono 5 mesi che quelle popolazioni vivono in queste condizioni e sempre, giorno dopo giorno, sempre peggio. A Taranto invece si vive, io dico, da 50 anni in uno stato di calamità innaturale perché prodotto dall'uomo. Ora la stessa situazione probabilmente la stanno vivendo i connazionali della Terra dei Fuochi, ma c'è una differenza. Io voglio anticipare quello che probabilmente dirà Tania, che non conosco però. Lo Stato può qualcosa nella Terra dei Fuochi perché lì si vede, c'è il nemico, è la camorra, è la delinquenza, per cui può portare sotto processo delle persone. Qui a Taranto è lo Stato stesso che ha procurato i danni, come vogliamo dire. È come se io uccidessi una persona, mi autoaccusassi, facessi e cominciassi un processo del quale sono anche giudice. E poi dovrei anche darmi la pena tutto da solo. Lo Stato ha fatto questo e continua a fare questo a Taranto. Lo stesso discorso del 1.300.000.000 che Puglia ha così ampiamente illustrato prima ci dà da pensare perché, ecco, quel 1.300.000.000, come dire, tornano in Italia per un processo iniziato a Milano contro i Riva per evasione fiscale. E Riva vorrebbe utilizzare questi soldi per un patteggiamento a Taranto. Prendere due piccioni con una fava, come suol dirsi, no? Sono due processi con due capi di imputazione, come ricordava Fulvio, assolutamente differenti. Uno è evasione fiscale, l'altro è disastro ambientale. E quindi queste persone, questi personaggi che hanno procurato tutti questi problemi, questi danni, vorrebbero uscirsene pagando una piccola penale che comunque dovevano far rientrare. Quindi questo è uno Stato, quello italiano, che non funziona da questo punto di vista. Direi che per quanto riguarda la chiusura siamo completamente d'accordo, ma non solo dell'Ilva, ma di tutte le fonti inquinanti, perché Taranto prevede il suo sviluppo attraverso quella che è la sua predisposizione naturale, la sua storia, il suo turismo, il suo turismo, perché questa è una città tremendamente bella per chi la conosce, ed è tremendamente doloroso vederla andare via così, per vederla morire in questa maniera. Vederla morire in questa maniera, certo. Io so che entrambi, Fulvia e Massimo, alle 19 devono salutarci perché hanno un altro impegno importante relativo proprio alle attività svolte dall'Associazione dei Genitori Tarantini in questo periodo. Non Se solo tu, dell'Associazione dei Massimo. Genitori, non solo, scusami se ti interrompo, non solo dall'Associazione dei Genitori Tarantini, ma da un bel po' di associazioni e di liberi Infatti. cittadini di Taranto.
Era proprio quello Sì. che ti stavo per chiedere. Volevo chiedere che cosa sta accadendo adesso a livello associativo nella vostra città, anche perché immediatamente dopo c'è Tania che vuole evidentemente intervenire. Quindi, se voi voleste aggiornare i nostri ascoltatori sulle iniziative che tutte le associazioni si stanno organizzando per intraprendere, poi possiamo parlare anche con Tania. Prego, Massimo. Sì, non possiamo dire molto al momento perché è ancora in fase embrionale il progetto di una movimentazione così a livello locale, ma totale, voglio dire. Stiamo coinvolgendo sempre più persone, sempre più associazioni, in modo da decidere tutti insieme quale sarà il prossimo passo da intraprendere, soprattutto a livello dopo questa notizia che ci giunge dal Tribunale di Taranto, di questo patteggiamento, di questa dichiarazione dei procuratori, insomma. Va No, bene, non quindi. posso dire di più in realtà. No, 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 Sì, lo capisco. Antonella, Sì, prego, Fulvia. permettimi. Sì, diciamo allora, intanto diciamo, c'è in ballo l'idea di un'iniziativa che però va un po', diciamo, sicuramente Prostudiata. studiata, perché diciamo, noi l'abbiamo fatto in vari momenti, dal 2008, 2009, che so, 2012, 2014, insomma abbiamo fatto tante marce da 30.000 persone, la stampa nazionale se ne è accorta poco, i politici sì, ma comunque il punto è che adesso, diciamo, noi abbiamo la prossima udienza il 1 marzo, diciamo che abbiamo sempre fiducia nella magistratura, quindi è questo il punto di non abbiamo fiducia nella politica nazionale, come è ovvio, dopo 11 decreti in 4 anni, Anche quella ma diciamo, la notizia di questi patteggiamenti, questo patteggiamento con i Riva ha lasciato la città un po' perplessa, ripeto, anche perché si inserisce insieme alla notizia dell'undicesimo decreto che appunto stabilirebbe queste finalità un po' ambigue dell'utilizzo delle risorse, quindi diciamo non è solo la scelta dei procuratori ma anche il decreto. Allora, in questa fase noi preferiamo parlare un po' bene con i penalisti, parlare fra di noi, ascoltare le diverse sensibilità e ragionare su cosa fare. Si era parlato addirittura di una data del 25 febbraio per un'iniziativa pubblica. Sì. Però onestamente, cioè, appunto, io non mi sento né di confermare, né di, cioè, non mi sento di dire altro perché diciamo, sono temi complessi e E sarebbe prematuro adesso dare sì, una data, diciamo comunque un che riferimento. alle nostre iniziative sono sempre venuti i comitati da tutta Italia, da Trieste, da Trento, dalla Sicilia, quindi per fortuna non ci hanno lasciato soli. Le realtà di base sono state molto vicine. Quindi prima di convocare qualcuno vogliamo chiarirci le idee noi e poi Certo. proporre una cosa chiara che diciamo, sia nella legalità, perché noi sostanzialmente stiamo chiedendo ai procuratori di rispettare la legalità, cioè il nostro diritto alla salute, il dovere di fare le bonifiche che è in carico ad alcuni soggetti, quindi, perché c'è anche un obbligo di fare le bonifiche che è legalmente previsto, quindi cioè, quello è il passaggio che noi vogliamo essere diciamo, sicuri delle richieste che diciamo, intendiamo Certo. fare e poi proporle a tutti quanti i comitati. Per questo, insomma, stiamo tenendo un po' in stand-by, come diceva giustamente Massimo. Un'iniziativa di tutte le realtà che ci vorranno stare, che quindi avrà, come dire, poi il nome di tutti quelli che vorranno starci, ecco, giustamente. Perfetto, perfetto. E, come detto già in precedenza a Massimo, Radio Saiuz continuerà naturalmente a seguire la situazione e quindi ci terremo in contatto. Per il momento io vi ringrazio per essere stati con noi e naturalmente ci diamo appuntamento brevissimo sperando di ricevere notizie un pochettino più incoraggianti e certe, soprattutto per la salute della cittadinanza. Grazie Fulvia, grazie Massimo e buon lavoro naturalmente. Grazie Grazie, mille per lo arrivederci. spazio che ci avete dedicato. In bocca al lupo agli altri comitati. Ciao, Giuseppe. Grazie, buon Ciao, a lavoro. presto, Fulvia. Grazie, Massimo, anche a te. Buon lavoro a voi. E torniamo qui adesso con Tania, la nostra Tania Latriglia, la nostra studentessa in sociologia e ricerca sociale presso l'Università di Bologna. Tania, ci senti?
Sì, mi sento, grazie. Ecco, allora Tania, hai ascoltato assieme a noi quello che Fulvia e Massimo hanno raccontato della loro città. Con Ugo adesso, approfittando della sua professione di medico, cercheremo insieme di capire un attimo meglio, più nello specifico, quali sono i danni che le popolazioni riportano a causa dell'inquinamento che lì. Pronto? Tania, mi senti? Ecco, Sì, la sento, la sento. perfetto, no, perché io non sentivo te. Quindi dicevo, cercheremo di capire adesso con te e con Ugo quali sono le conseguenze sulla salute dei cittadini. Dunque, come dicevamo, tu ti occupi di, sei una laureanda in sociologia, in ricerca sociale, studi a Bologna, ma sei campana. Sì, sono campana, residente nella provincia di Salerno. Mi sono interessata alla questione Terra dei Fuochi proprio perché, anche non abitando nelle zone territoriali di Napoli e Caserta, perché quando si parla di Terra dei Fuochi si intendono queste due province, ho riscontrato anche nel mio territorio, un piccolo paese in provincia di Salerno, nel Golfo di Policastro, che molte persone, molti abitanti, morivano di tumori. E la mia preoccupazione era, ma come mai questi tumori tutto un tratto? Perché la gente prima non si sentiva mai parlare di queste cose? Perché adesso la gente muore per questa causa? E il problema è che la popolazione è incosciente di tutto ciò, non sa il perché. E allora è per questo motivo che ho cominciato ad interessarmene e per capire le cause ho comunque dovuto, diciamo, tra virgolette, indagare sulla questione Terra dei Fuochi. E così interessarmene per creare una ricerca anche di tesi di laurea. I motivi, come ben si sanno, sono dovuti alla malgestione dei rifiuti e al sotterramento di questi nelle campagne, nelle cave, nelle campagne, cioè in tutti i luoghi, cioè anche in luoghi limitrofi alle città di Napoli e Caserta. Questo è dovuto dalle reti illegali della camorra, la mafia campana, ma una cosa che volevo sottolineare, anche in base alle dichiarazioni fatte da ex boss camorristi Perrella e Schiavone, sono stati i primi camorristi a pentirsi, diciamo, e a denunciare lo smaltimento dei rifiuti. È che tutto ciò non è nato dalla camorra, ma che già esisteva grazie a dei collegamenti trainati avanti dalla politica e dagli imprenditori stessi delle industrie. E questo è già un processo cominciato intorno agli anni 80 e 90. E le prime dichiarazioni, sia degli ex boss di Perrella e Schiavone, sono già a partire dagli anni 93-97, quindi un fenomeno, diciamo, tra virgolette, abbastanza vecchio, anche rispetto magari a quello di Taranto. Ed è Certo. un fenomeno anche già indagato al tempo e di cui già si conoscevano le conseguenze delle azioni che potevano portare sia a impatto ambientale, sia a impatto della salute umana. Che oggigiorno si riscontra a gran voce perché purtroppo le delegalizzazioni sono una grande percentuale, i casi di mortalità anche sono aumentati e quindi non si può più nascondere un caso del genere, ad esempio secondo i casi dell'Istituto Tania, che indica Tania, io sono Ugo, Ugo sono, faccio il medico, ma mi interesso anche un po' di sociale, ma quello che viene fuori da queste storie, a parte diciamo, l'imbarazzo sociale, ma dovrebbero averlo anche i politici soprattutto, noi abbiamo, non so se si sente, ci sentiamo, sì. Pronto? Pronto, mi senti? Ok, Sono sì, Tania. bene, senti. Noi abbiamo una memoria molto corta perché diciamo che gli effetti negativi sulla salute, ma non solo sulla salute, su tutto il sociale, l'abbiamo vissuto con Seveso. Tant'è che gli amministratori di allora hanno provveduto a rimuovere il terreno, a fare i boschi, hanno vissuto i nostri colleghi esperienze diciamo tremende sanitarie, quindi non siamo novelli. E quindi siamo sempre quelli del dopo e mai quelli del prima.
Questo inquinamento, potrebbe consentire, per esempio, agli amministratori e ai politici di queste terre di fare così come hanno fatto con le sigarette, così non perdono soldi, nuoce gravemente alla salute, possono continuare a venderci le cozze o i formaggi, tanto per loro non cambierebbe nulla. È quello che dobbiamo fare noi, che deve magari cercare di cambiare non solo la loro mentalità e anche quella dei delinquenti che lì nella terra dei fuochi, tanto loro sono più ignoranti degli ignoranti, continuano a fare i cavoli loro. La storia è sempre la stessa. Il politico si avvale dei voti dei delinquenti, i delinquenti fanno quello che vogliono, il politico li tollera e poi deve intervenire la cosiddetta giustizia. I cittadini naturalmente hanno quasi sempre un ruolo passivo e quasi sempre viene fuori nella diagnosi che dobbiamo risvegliare le coscienze dei cittadini. Le storie sono tutte uguali. Scusatemi se invece di fare la domanda faccio un discorso, ma viene così, viene spontaneo. La dinamica è sempre la stessa. Allora, perché la dinamica abbia un esito diverso, qualche cosa deve cambiare. Non può essere sempre la magistratura a prendere o fare ciò che non fa la politica. Non può sempre essere passivo il ruolo del popolo. Non possono essere le associazioni a ricoprire i vuoti che non fa la pubblica amministrazione, la cosiddetta politica. Allora, come ne usciamo da questa storia? Hanno distrutto Taranto, hanno distrutto Seveso, adesso diciamo che queste sostanze fanno male al fegato, inibiscono il sistema immunitario, danno tumori ai bambini, determinano problemi di accumulo a livello epatico, inibiscono le risposte immunitarie, creano danni alla vista. Ma dopo che ci siamo detti queste cose, questi politici Questo è il quando punto pagano? di interrogativo. Sì, è dello stesso punto interrogativo che sinceramente mi sono posta anch'io e che sto cercando di, tra virgolette, di risolvere nella mia tesi, cosa che non è possibile risolvere così con due parole, ma perlomeno analizzare il fenomeno, riscontrarlo nei processi storici e magari guardare anche il modo in cui altri studiosi, come ad esempio i sociologi, ad esempio io tratto anche una teoria molto importante, che è la teoria del rischio del sociologo Ulrich Beck, che ha parlato anche del caso di Seveso, il caso di Chernobyl. La cosa che appunto si riscontra in molti di questi studiosi è che si parla di riflessività, ecco, di come si possano, tra virgolette, cambiare queste situazioni. E sinceramente è una cosa che mi sono posta anch'io, mi sono detta, beh, la politica è corrotta, la politica è mafia, la mafia a sua volta nelle piccole organizzazioni collabora. E chi può prendere, chi può agire? Ma è il popolo. Quindi diciamo il movimento dovrebbe partire dal basso, ma il punto interrogativo è come? Come? Facendo cosa? Allora, Potrebbero fare delle bonifiche, cioè, a partire da noi stessi, cioè, ma come? E poi ci sarebbero anche degli impedimenti, perché se fosse così semplice, penso che tutte le piccole organizzazioni, come ad esempio anche le organizzazioni no profit, avrebbero potuto organizzarsi tra di loro in tante piccole comunità per diciamo, migliorare le piccole situazioni territoriali o della gente, ma comunque queste vengono impedite, perché comunque bisogna parlare di territori che sono in mano alla camorra, quindi se tu compi un'azione poi ti ritrovi a riscontrarti contro queste persone, quindi c'è un impedimento di base a tutto ciò e quindi come fare? Come? Questa è la domanda. Allora, durante la gestione, Tania, facciamoci un piccolo discorso, forse riusciamo così, entrambi, chissà se non siamo bravi. Diciamo che durante la gestione dell'Ilva c'è stata un'occupazione di tanta gente, tanti soldi, tanta produzione, è uno degli stabilimenti più grossi in Europa. Ma tutte le commissioni o le persone che sono all'interno di queste strutture, con senza diciamo, impegni personali o compiti di impegno personale, sindacati e non sindacati, secondo voi, anche gli ascoltatori, questa gente non sapeva quello che accadeva? Cioè, tutta questa gente che naturalmente aveva bisogno di lavorare, aveva bisogno di continuare a tenere il posto di lavoro in piedi. Aveva consapevolezza di quello che accadeva e dei rischi che si correvano. Quale scelta doveva essere fatta allora? Chi doveva farlo?
doveva fare l'operaio, lo doveva fare il sindacato, doveva farlo il politico se aveva buona memoria, come l'ha fatto magari o ha tentato di farlo ora. Qual è il momento in cui bisogna tirar fuori i relativi pericoli che fanno riferimento ad un lavoro che è stato imposto senza controlli e senza regole? Perché se allora ci fosse stato, al di là delle norme applicate in pieno o non in pieno, secondo legge dello Stato, se allora ci fosse stata una più attenta e oculata, fosse stato seguito meglio il lavoro e tutti i rischi collegati, forse si sarebbero evitati tanti altri morti. E forse lo stesso proprietario avrebbe dovuto fare allora tutele con filtri e tutto il resto. Il problema è che loro non vogliono controllarli, perché sennò non sarebbe successo. È certo che loro sono coscienti di quello che fanno, lo sanno. Lo sanno, non sono ignari delle loro azioni, sanno le Allora, conseguenze. scusami Tania se ti interrompo, ma questo argomento sai cos'è che tira fuori? Questo paese, quello sempre il paese del poi, per cui è come se tutti quanti avessero subito un ricatto e noi qui ipocriti facciamo un discorso a posteriori. Certo, sapere quello che accade, portare a conoscenza, come dicevi tu, è importante, ma la gente, mentre accade il fenomeno, perché non interviene? Perché non abbiamo il coraggio di farlo, di chiedere le tutele? Sono state ottenute delle belle. Lo Statuto dei lavoratori ha ottenuto dei buoni risultati, o perlomeno dovrebbe aver avuto delle garanzie. Perché non le fanno valere? È un grande punto interrogativo. È Ecco. una domanda che ognuno di noi dovrebbe porsi. Perché non facciamo quello che dovrebbe essere fatto? È una domanda che ognuno di noi dovrebbe porsi. E lei che cosa fa in merito? Cosa farei a proposito? No, lei cosa Beh, già fa in merito? cosa faccio adesso? Sì. Beh, adesso io faccio il censore prima di me stesso e poi di quello che vedo. Perché nella vita, dopo aver visto, vissuto tante esperienze, mi accorgo che la posizione migliore è quella di fare il proprio dovere e di censire gli altri che non lo fanno. Credo che sia il dovere e il diritto di tutti noi, al di là dei compiti che abbiamo e che ci siamo dati. Tania, in base alla ricerca che tu stai conducendo naturalmente per la realizzazione della tua tesi, dobbiamo fare forse qualche considerazione. Allora, della Terra dei Fuochi ormai non si sente più parlare da tempo, eppure non credo che i problemi. Se guarda anche i piccoli notiziari, come anche le Iene, c'è la notizia, ma ne parlano sempre. Se vai anche sui giornali online, anche sui più conosciuti, Corriere, Repubblica, ne parlano continuamente. È semplicemente che la Sì, ecco, gente non vuole informarsi. infatti, ma questo perché comunque, sai, c'è sempre un'emergenza superiore, c'è sempre qualcosa di più impellente e sembra quasi che ci sia una chiara volontà di far passare in secondo piano un certo tentativo di normalizzazione rispetto a determinate, dinamiche. Secondo la tua, ricerca, nei territori che naturalmente hai preso in considerazione e che compongono, la Terra dei Fuochi, quante associazioni sono nate per, correre ai ripari? E soprattutto, quali sono le azioni più incisive che hanno messo in pratica sul territorio? Questo perché te lo chiedo, perché purtroppo in tutto questo il grande assente è sempre soltanto uno, lo Stato, no? Cioè l'azione di Stato purtroppo manca. Sembra quasi che una volta scoperto il bubbone venga lasciato lì a risolversi da solo. Per cui ti chiedo, le associazioni che sono sorte oggi, quali risultati hanno ottenuto sulle loro battaglie? Ok, ciò che potrei dire è che sì, le associazioni ne sono nate, direi più sotto forma di blog, Ti sentiamo molto male, Tania, non so cosa stia accadendo, ma ti sentiamo molto male. C'è un problema di microfono, credo. Marco, per favore, chiudi il tuo microfono Attenzione Marco, Marco, ci cioè arrivando dentro forte. perché sono molto corretto. Sì.
Arriva con troppe interferenze. Prego, Tania. A livello di informativo, molte associazioni sono nate, come ad esempio TerraDeiPochi.it, che è un blog che mette in risalto continuamente tutte le persone che vogliono contattarlo, non possono farlo, e mettono in risalto tutti i luoghi in qualsiasi momento della giornata dove avvengono vengono accesi dei roghi, dove avvistano dei fumi o dove avvengono gli scarichi, quindi sono continuamente aggiornati. Ma vorrei puntualizzare qualcosa che più che associazioni dal basso, perché comunque di manifestazioni e di lotte ne fanno famiglie, aggregazioni, Tante, sì. sì, ma una cosa che ho trovato molto interessante è che sono gli scienziati che se ne occupano a voce alta. Scienziati anche cioè, a livello stesso regionale, che studiando fuori anche in America o in altre regioni italiane si occupano delle questioni e parlano non solo del problema terra dei fuochi, inquinamento, territorio e malattie correlate, ma della mancanza di informazione da parte delle stesse istituzioni italiane, statali e Esatto. regionali, che mancano nel, diciamo, informare il popolo, nel dare dati reali di come stanno le cose. Quindi a livello scientifico, questa è una cosa che mi ha meravigliato molto e mi ha fatto anche molto piacere, che a livello scientifico c'è una grande presa di coscienza di ciò e voglia di informare. Ma molte associazioni di studiosi, tra cui giuristi, sociologi, medici, neolaureati, prendono molto piede nella regione e si organizzano per dar voce anche a livello scolastico, a livello di prevenzione, ad esempio anche in campo dei medici di base, per le famiglie, eccetera. Cercano di mettere in atto informazione e tutto quanto, però il problema cioè ci si chiede cosa dobbiamo fare, prevenire sempre, fare manifestazioni in strada, ma di più concreto cos'altro si potrebbe fare? Però questi sono già dei punti di partenza che io approvo pienamente e a cui partecipo anche con diciamo, interventi di commenti, eccetera, eccetera, quindi. Sicuramente Tania, ma bisogna comunque forse dare un'accelerata a queste azioni perché la situazione da un punto di vista sanitario di certo non è ottimale ed è destinata sicuramente ad aggravarsi ancora di più, per cui ben venga questa spinta dal basso, che diciamo, non è un modo come dire, forse tanto adeguato per definirlo, ma ecco, la spinta da parte del popolo, ben venga, ma deve essere una spinta che diventa sempre più incisiva. E già il fatto che una ragazza come te abbia scelto di fare la propria tesi di laurea su un argomento di questo genere è una speranza, per cui spero che noi vorremmo risentirci per nuovi approfondimenti su questo argomento, che di certo non può essere esaurito in 20 minuti. Per cui Tania, rimaniamo in contatto naturalmente perché avremo modo di parlarne ancora. Sì, infatti proprio l'ultimo punto che vorrei dire è che oltre a livello informativo bisognerebbe proprio farla a livello pratico gli interventi e Esatto. questo è quello che si dovrebbe cercare di capire il modo e come farlo. Però ci si sta lavorando Esattamente. sopra e speriamo che esca qualcosa da questa ricerca, qualcosa di interessante come proposta. Sicuramente Tania, noi intanto ti facciamo veramente un grande in bocca al lupo per la tua laurea, noi ci sentiamo per quella cosa che poi tu sai, non l'ho dimenticata, ci sto lavorando, abbi Va fede. Bene, buon lavoro Tania, tanti auguri Arrivederci Tania. ancora. Vi ringrazio e buona continuazione a voi. Grazie a te. Bene, è arrivato in trasmissione Marco Grilli, portavoce per il Friuli Venezia Giulia di Alternativa Politica. E, con Marco, naturalmente, Ugo, non possiamo fare a meno di parlare delle prime azioni di Del Trump, trompatore, Trump, come si chiama? Trump. del truffatore. Esatto. Lascio a te il piacere di interrogare il nostro Marco Grilli. Io devo assentarmi un secondo, torno fra qualche minuto. Intanto ti saluto, ciao Marco. Buonasera a tutti. Buonasera Marco, come va? Sempre frescamente bene, devo dire. Beh, insomma, l'argomento che credo sia stato scelto è quello del nuovo presidente degli Stati Uniti. Credo che si possa dire un presidente che non ha peli sulla lingua. Beh, non è l'unico, come dire, pregio o difetto a seconda dei punti di vista che gli si può riconoscere. Non solo non ha peli sulla lingua, ma è assolutamente incontrollabile. Lui Eppure non si fa remore di dire quello che pensa,
ma non si fa neanche remore di comportarsi esattamente come gli gira di fare, cioè tutto è il suo, in un certo senso sembra essere una sorta di, adesso mi viene proprio il termine anglosassone è playground, il termine inglese, cioè il suo cortile di giochi, il suo parco giochi sostanzialmente. Ma si trova su alto tanto nella Front Tower quanto all'interno della Casa Bianca. Giusto per introdurre il discorso, a me sembra che questo presidente venga giudicato prima ancora che agisca. Forse lo conoscono molto meglio di altri che sono stati giudicati dopo il loro fare, il loro modo di fare, insomma. Com'è possibile? Ma partiamo dal presupposto che lui è salito sullo scranno da presidente degli Stati Uniti con il 45% del consenso popolare, ma la maggioranza dei grandi elettori, il che è già una contraddizione in termini per certi versi. Quindi se fosse stato invece per il consenso popolare avrebbe vinto Hillary, e questa è già, voglio dire, una cosa un po' al di fuori del normale. Dopodiché ora o stanno inscenando un teatrino di quelli abbastanza all'americana, visto, molto hollywoodiano se vogliamo, per far capire che questo non lo vuole nessuno, che è il cattivo di turno, che Hillary è stata trombata alle elezioni, eccetera eccetera eccetera, oppure effettivamente lui è uno tanto scomodo perché non è ricattabile, come direbbe qualcuno invece, e tra le altre cose non fa mistero di essere quello che è, per cui tra i due onestamente io ho sempre pensato, mentre dall'una non sai che cosa aspettarti, o meglio sapevi cosa aspettarti perché chi la conosceva un po' meglio e alcuni retroscena sa benissimo che fosse un'espressione italiana bellissima, la gatta morta, cioè quella che sembra tanto docile ma altrettanto decisa per l'amor del cielo, ma quando è il momento tira fuori gli artigli e fa dei danni clamorosi, mentre questo invece è un fuoco che arde perennemente. Quello che mi ha meravigliato, visto che parliamo anche di pettegolezzi, perché ripeto, al di là delle proposte di un muro, io credo che di non aver visto altro, almeno anche pur leggendo qualcosa, diciamo che c'è stato durante la campagna elettorale un azzardato sfottoio da parte della moglie dell'ex presidente dal punto di vista sessuale, eppure lei aveva in casa qualcuno che era andato oltre la comune decenza. Io faccio sempre riferimento a un episodio, visto che stiamo parlando di statunitensi, parliamo di gossip allora, non di pettegolezzo. Infatti noi non possiamo dire altro, perché finora questo presidente si è appena insediato da un giorno, credo che non abbia fatto nessuna dichiarazione di guerra, eppure tutti sanno tutto di lui. Sì, certo, anche perché torno a ripetere, bene o male, lui ha un comportamento nel suo modo di essere abbastanza trasparente e lineare. Fa fede a se stesso, cioè è coerente con se stesso. L'altra invece è coerente soltanto con alcuni interessi. Torno a ripetere quello che ho già detto in passato: la signora è stata eletta al Senato dopo praticamente che il marito ha lasciato il mandato presidenziale, è stata eletta al Senato con i voti del popolino che vedeva in lei la figura buona, che ha supportato il marito eccetera eccetera, e già dall'inizio aveva il record di assenze. Quindi era già un'assenteista nata come senatrice. Perché? Perché andava a discutere le sue cause, in quanto come avvocato guadagnava molto di più che non come senatrice. Questo è un primo dato di fatto. Dopodiché il signor Trump è uno che bene o male, nella sua lucida follia, se si può definire così, anche perché non è che io lo conosca di persona, non è che mi possa permettere di tranciare giudizi, cosa che peraltro non spetterebbe a nessuno su questa terra, se volessimo rispettare alcuni principi, è abbastanza lineare, cioè fino adesso, per la verità, da quando si è seduto dietro la scrivania dello studio Ovale, è già partito in bomba, scusate il riferimento guerresco, è già partito a spromba tutto, a firmare provvedimenti e controprovvedimenti, cioè io non ricordo, da quando ho un minimo di coscienza, un personaggio del genere che non fa neanche tempo a sedersi sulla poltrona del Presidente degli Stati Uniti e comincia già a darsi da fare in linea con quelle che erano le promesse elettorali. Mai vista una roba del genere?
vuol dire che ha le idee questo chiare. È incontrollabile. Ma sì, può anche essere che abbia le idee su chiare. Certe cose. Prego? Può darsi che abbia le idee. No, qualcuno forse potrebbe pensare che non è in ordine con la testa, ma credo invece che abbia le idee chiare. D'altra parte, manifestare apertamente ciò che uno intende fare non dà spazio a dubbi, quindi è più facilmente, diciamo, criticabile, ma anche più facile seguire una persona che si comporta in questo modo. Diciamo che sai bene o male, dovresti sapere che cosa aspettarti da lui, a meno che non sia il classico mago che tira fuori. È prevedibile, per questo dicevo, è prevedibile. Se non altro, sì, diciamo che puoi avere un'idea di come potrebbe comportarsi su certi argomenti, su certi altri non ancora affrontati, è un punto di domanda, proprio perché è incontrollabile. Questo non risponde a logiche. Ma quando parliamo di controllarlo, scusami Marco, ma quando si parla di controllo, chi dovrebbe controllarlo, visto che lui è il presidente degli Stati Uniti? Allora, il mio riferimento, bravissimo, grazie per la domanda, il mio riferimento è puramente voluto. Uno, perché quando si parla di, e qua faccio un piccolo excursus, quando si parla di amministrazione Obama, amministrazione Trump nella fattispecie, stiamo ragionando di un ente che controlla, quindi il Presidente degli Stati Uniti è, a torto o ragione, definito l'uomo più potente del mondo, non solo perché tecnicamente ha sotto di sé il controllo delle forze armate più potenti del mondo, ma anche dell'arsenale nucleare più potente e più diffuso, attenzione, del mondo. Ma queste entità presidenziali molto spesso sono controllate dalle lobby o da altri centri di potere. Questo se ne fa un baffo. Mentre Hillary sapevamo benissimo che avesse dietro tutti i neocon, più la lobby delle armi alla faccia del Partito Democratico e diciamo altre categorie poco simpatiche, e che quindi rispondeva a logiche guerresche oltretutto, perché è più ultranazionista lei di Trump, che invece l'ha dichiarata apertamente, si sta comportando di conseguenza, per cui onore quantomeno alla coerenza. Diciamo che quando si parla di controllare è perché lui non può essere controllato, ricattato da tutte le lobby che sono presenti, oppure nel peggiore dei casi lui fa parte di quelle lobby, per cui si controlla da sé sostanzialmente, agisce di comune accordo con altri capoccia più o meno noti della situazione. Quindi, quando parlo di essere non controllabile, è perché effettivamente non necessariamente sembra ci sia qualcuno alle sue spalle a governare in modo più o meno malcelato. Mentre dall'altra parte sapevamo benissimo che lei sarebbe stata sostanzialmente il fantoccio, per quanto molto deciso e molto combattivo, di altre entità. Ecco perché parlo di controllo e di non controllabile. Quindi questo mi viene soltanto in mente una considerazione. Questo signore, che credo che abbia la mente molto migliore di quella che possa essere pensato, perché immaginiamo che uno di noi che ha pochi soldi o non abbia proprio nessun investimento da fare programmi una campagna elettorale, e la campagna elettorale sparando cavolate una più grossa dell'altra. Se io in campagna elettorale, una campagna elettorale di una certa importanza, sparo una cavolata grossa, attiro l'attenzione di chi normalmente non mi guarda nemmeno. Lui credo che abbia fatto una campagna elettorale di questo tipo. Adesso però credo che debba mettere un po' dentro le idee al posto loro, ammesso che abbiano un posto, e debba invece fare il leader di una nazione che, insomma, ha un controllo su gran parte di quello che accade in questo mondo. È stata, secondo me, una strategia preelettorale che adesso dovrebbe spegnersi. Tu che ne pensi? Ma allora, la campagna elettorale, tanto per cominciare, non se l'è finanziata da solo, ma c'è qualcun altro che ha tirato fuori i soldi per questa campagna elettorale, che credo abbia superato anche i valori delle precedenti. Sono stati così. Adesso non ricordo più la cifra esatta, ma stiamo parlando di centinaia di milioni di dollari, non decine, centinaia di milioni di dollari che non rientrano neanche nelle sue disponibilità totali. A parte il fatto che lui è solo il 324esimo nella graduatoria dei ricastri del mondo stilata da Forbes,
non è neanche un imprenditore di come dire, di enormissimo successo come altri, leggi Bill Gates piuttosto che Steve Jobs, eccetera, eccetera, a livello di idee, però è uno mordace, uno che non molla. Lui ha avuto diversi fallimenti, bancarotte nelle società o nelle strutture controllate. E però, per quanto non venga considerato una testa fine, come dici tu giustamente, tout court, non è sicuramente uno sprovveduto. E torno a ripetere, a parte il fatto che comunque una laurea se l'è portata a casa, a parte il fatto che quando ha preso in mano il timone dell'azienda, nonostante diciamo tutto quel che si possa dire, a quanto pare ne ha migliorato i bilanci, le attività e soprattutto l'espansione a tutto campo, perché lui l'ha ereditata dal padre l'azienda, è superentrato dal padre nella gestione, che era già un grande immobiliarista, però un immobiliarista con le dimensioni dei tempi in cui è iniziato l'attività, quando l'ha preso in mano il figlio, che per inciso adesso praticamente ha quasi 71 anni, cioè le cose erano completamente diverse, perché il mondo si è sviluppato in tutt'altra maniera, e quindi lui ha cavalcato l'onda, a volte con successo, a volte senza grandi successi, ma ha sviluppato comunque delle idee di base che hanno colpito la pancia molta gente, per quello che lui ha vinto le elezioni, non è che sia andato su per caso, eh. Quindi ricordiamoci sempre che lui ha fatto una promessa in campagna elettorale, alla quale giustamente, come dici tu sempre, dovrà dare seguito, che è quella di ricostruire il volto solido finanziariamente ed economicamente dell'America, ridare spazio a quei ceti che in questo momento stanno soffrendo, riportare il lavoro all'interno degli Stati Uniti. Non per niente, non più tardi di ieri, ha voluto incontrare i capi delle tre grandi costruttrici di automobili, senza fare troppo mistero, tra le altre cose, in perfetta linea con quello che aveva già dichiarato, dicendo: signori, o voi tornate a riassumere e riprodurre veicoli negli Stati Uniti, altrimenti le auto che voi produrrete saranno tassate coi dazi di importazione, per cui a un certo punto diventeranno meno convenienti di quanto voi le vogliate far passare, solo perché volete delocalizzare la produzione stessa. Deve essere americano in tutto e per tutto, nei limiti del possibile ovviamente, perché quando si parla di FCA si parla di una multinazionale con sedi produttive dappertutto, ma è stata concepita così perché è la fusione di due grandi aziende che appartenevano a due paesi diversi. Quindi. Va bene, insomma, mi pare di capire, scusate, sempre a gamba tesa, ma il messaggio inviato del nostro regista è esplicito. Mi sembra di capire che l'azione protezionista di Trump sia ben avviata, quindi non ci rimane altro da fare che continuare a monitorare. Magari la prossima volta, Marco, ci dai un po' che ripercussione economicamente naturalmente ha la sua regressione dal TTP, che è diverso dal TTPI, mi pare di poter dire, no? Quindi magari la prossima volta, mercoledì prossimo, faremo un approfondimento su questo. Io intanto chiedo a Massimo Bonella molto rapidamente se ci sono aggiornamenti dell'ultimo minuto. Sì, c'è qualcosa, rimaniamo sempre sulla notizia in primo piano oramai da una settimana, ecco, poi terminate, poi mi dai la linea che vi do questo aggiornamento. Mi avete sentito? Massimo, no, scusa, ripeti un attimo, perdonami, è andata via la comunicazione, cosa dicevi? No, dicevo, concludete pure che poi vi do un aggiornamento, rimaniamo sempre sulla notizia in primo piano da una settimana. Ok, allora io intanto chiedo scusa all'ascoltatore che ci ha scritto in chat, lo cito adesso, ci comunicava che non esiste più sindacato né statuto dei lavoratori, tutto è stato eliminato dal potere. Questa purtroppo credo che sia la sensazione più diffusa oramai, per cui insomma è una situazione molto difficile quella che sta attraversando il nostro paese. Dobbiamo davvero chiudere, io vi chiedo scusa se sono così brusca,
Vi do appuntamento alle 22 per l'Osservatorio Antimafia. Seguiteci perché questa sera ci sarà con noi l'autore del libro 1994, L'anno che cambiò l'Italia, Luigi Grimaldi per la precisione, assieme ad Andrea Del Zozzo, portavoce delle Agende Rosse. Io vi saluto, vi ringrazio per averci seguito sino a questo momento. Grazie a Massimo Bonelli, editore edizia di pianetaogitv.net da Venezia. Ti saluto Massimo, grazie. Ci ritroviamo alle 22 naturalmente. Se volete l'aggiornamento, Sì, altrimenti. vai, vai. Ah, no, niente. Allora, dunque, veniamo a Rigopiano. Come sapete, questa notizia è in primo piano da una settimana. La lunga non-stop che ha seguito Radio Science Network proprio esattamente una settimana fa. Dunque, proseguiamo sulle conseguenze di questa bruttissima situazione, di questa ondata di maltempo. Dunque, le ultime da Rigopiano, i vigili del fuoco continuano a riportare corpi delle vittime della valanga del 18 gennaio, molte ancora senza nome. Nel pomeriggio recuperato il corpo di un'altra donna, la 25esima vittima della slavina, più che slavina, a nostro avviso sembra una vera e propria valanga, che ha travolto tutta la struttura. Il numero dei dispersi scende quindi a 4, il numero, scusate, sì, dei dispersi scende quindi a 4, 11 i superstiti. Ieri, lo ricordiamo, ci sono stati i funerali di due delle vittime a Farindola dunque, sono stati funerali, inutile qua sta a dire i nomi, purtroppo noi tutti siamo rimasti colpiti da questa situazione veramente tremenda. Ricordo prima, quindi siamo già a livello all'altezza dell'Epifania, è arrivata una massa di aria gelida, a dir poco, dopodiché una forte nevicata, dopodiché il terremoto e quindi anche la valanga. Per fortuna possiamo dire che i bambini sono stati tratti in salvo, grandissimo il lavoro dei soccorritori che veramente hanno dato tutto, possiamo proprio, veramente proprio il caso di dire tutto se stessi per salvare queste persone. Ricordiamo che hanno lavorato anche in condizioni molto pericolose perché non si poteva escludere eventuali altre slavine. Dunque, questo è il tutto. Alle 19:41 io vi restituisco la linea. Noi con le informazioni ci risentiamo. Attenzione, la prossima settimana alle 18:30. A voi studio. Grazie Massimo. Saluto Rosario Moreno e lo ringrazio per la regia centrale da Treviso. Scusa Rosario se abbiamo sforato, la prossima volta saremo più bravi. Ok, un caro saluto a tutti quanti. Grazie a Marco Grilli, portavoce per l'alternativa politica del Friuli Venezia Giulia. Ci sentiamo mercoledì prossimo, Marco. Grazie a voi, sempre a disposizione, sempre un piacere. Grazie e ringraziamo soprattutto gli ascoltatori. Vi diamo appuntamento, lo ripeto, alle 22 per Osservatorio Antimafia. Se non vi sarà possibile, vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 18:30, sempre su Radio Science. Grazie e buona serata a tutti. Arrivederci.